Buongiorno a tutti, sono Enrico Borghesi di Comtec Italia. Quest'anno, come tutti gli anni, siamo presenti all'ISE con oltre 30 brand. Partiamo con le novità che ha presentato Barco qui all'ISE, una nuova gamma di proiettori, la serie G60 e la serie F80. Sono proiettori monochip DLP a laser. Il G60 viene presentato con versioni da 7.000, 8.000 e 10.000 lumens, mentre l'F80 arriviamo fino al nuovo modello da 12.000 lumens, orientato sia all'installazione fissa che al mondo rental. L'F80 eredita tutte le specifiche della serie F, quindi estremamente luminoso, la possibilità di avere una doppia ruota colore, high brightness, e una seconda ruota colore che favorisce la parte colorimetrica. Buongiorno a tutti, sono Matteo Ambrosi, Channel Manager Collaboration per Comtec Italia. Vi presento una delle novità che abbiamo qui a ISE, la nuova serie X versione 65 pollici 4K di New Line. Peculiarità di questa linea è sostanzialmente essere tutta integrata per all-in-one per la videoconferenza, quindi due telecamere Full HD, una in alto e una in basso, quattro microfoni RE integrati, due speaker da 15 watt e doppia interfaccia sia Android che OPS PC Windows, quindi l'ottimo prodotto per ambiente ad space per la videoconferenza e la collaboration. Altre serie di questo brand, sostanzialmente la serie RS e VN, tutte 4K, monitor display interattivi per mondo educational e corporate, con la possibilità di integrazione OPS, telecamere esterne e microfoni esterni. Oltre a queste novità su brand New Line, qui allo stand Comtec abbiamo Evoco con tutta la parte di sistemi di prenotazione sala con il prodotto Evoco Liso e Digital Signage con il nuovo prodotto Evoco Pasco. Inoltre Joan, sistema di prenotazione sala totalmente innovativo con tecnologia Ink e sistema batteria, e inoltre tutte le novità del prodotto Barco Clichair con due nuovi prodotti che vanno a completare il portfolio e la gamma Clichair, CS200 Plus e CS100 Adol, per collaboration e più interazione e integrabilità con monitor touch, con nuove modalità lavagna, annotation e risoluzione tutte 4K.